grazie a te, Andrea. Grazie, grazie, grazie a tutti. Giornalista, scrittore. Adesso, diciamo, scrittore. Adesso, ultimamente, conduttore. Tu sai che io sono stata una delle prime tue grandi fan. Lo so, me l'hai sempre detto. È una non cosa mi perdevo che... una puntata di Agorà, te l'ho sempre detto. Lo vedo nonostante che era pure la mattina presto. No, però. Ma io la mattina i programmi di informazione li seguo ancora oggi, naturalmente. Ma noi ci siamo conosciuti. Io ti ho conosciuto. Io lo facevo qui, alla DEA. Ah, eri qua. Sì, sì. Tutti quegli... Allora, ma hai un po' di nostalgia? Beh, quegli anni sono stati bellissimi. Agorà, per fortuna, sta andando benissimo, sì, con la Serena, bravissima, è veramente bravissima. È stato un periodo molto bello della mia vita, e poi erano un po' di molto anni, faticoso. Sono 10 anni fa, e quindi insomma ero più giovane. È stato un po' di tempo. Però sì, poi ho fatto il direttore, abbiamo fatto altre cose. Hai fatto tante cose, ti ho anche voluto fortemente per Una vita in diretta con me. Ti ricordi quando ci siamo incontrati? Insomma, ci tenevo, insomma, mi avrebbe fatto molto piacere. Poi non ce l'abbiamo fatta, però ma che ne sai, però poi la vita mai, è brava. Mai dire mai. Magari siamo ancora qua, nonostante tutto. Eh sì, anch'io sto un po' così. Infatti ci penso, quando tu sei entrata per la prima volta qua, che dicevi... Sono ancora qua. Anch'io più o meno oggi sono ancora qua. È oggi un anno oggi. Un anno, esattamente, infatti insomma un po' di ansia ce l'hai, no? Perché anche se sono, non è, però insomma, ci pensi, un anno esatto. Allora, raccontiamo. Niente più bello però che farla qua, no? Beh, amore, ma io te dedico anche, sono ancora qua, scusa Stefano, parti ora qua. Io sono ancora qua. Grazie. Allora, perché tutto questo? Perché esattamente un anno fa tu hai avuto un ictus. Sì, appena mi sono svegliato ho avuto un ictus. Raccontami bene, Andrea. Avevo... Un uomo sano, pieno, cioè, di energie. Non solo, io la sera prima ero andato in onda, io facevo un programma che si chiamava Rabona, a Rai 3, avevo però questo mal di testa strano, però dico datemi qualcosa, tu sai che poi quando si sta in onda... E poi sono andato a dormire... La mattina mi sono svegliato, avevo ancora quel mal di testa, ho detto a mia moglie, mamma, ancora c'ho quello strano. Sono andato a prendere la colazione a letto e in quel momento ho cercato la mano destra e non c'era più. Cioè nel senso che era lì, ma non era più come fosse mia, era inerte. E dico, ma c'è qualcosa di strano, E allora prendo la mano, perché poi stavano per arrivare gli ascolti, no? Tu sai che la mattina uno dice come adesso non posso avere questi problemi, quindi datemi questa mano. L'ho ripresa, l'ho rimessa lì sul tucchiaio, e invece la mano è riandata un'altra volta là e poi ho perso l'equilibrio. Ho capito che stava succedendo qualcosa di strano, anzi di orribile, e il tempo di chiamare mia moglie, che per fortuna era sabato e quindi eravamo tutti e due a casa, perché anche mia moglie lavora alla radio e quindi insomma di solito non ci vediamo durante il tempo che lei è arrivata. Quando è arrivata io non parlavo più, nel senso che volevo dire delle cose ma non venivano una lingua totalmente senza senso. Lei è stata molto brava, mia moglie Francesca, glielo dico sempre, mi ha salvato la vita, perché è stata fredda, una donna forte in queste orribili, orrende situazioni, essere soccorsi, sì, subito. Assolutamente. E quindi, insomma, diciamo che sia la fortuna che stavo a casa con lei, e sia che lei, insomma, ha capito che... Lei ha capito subito. Lei ha chiamato direttamente il 118. Devo dire, questa è una grande storia anche di sanità pubblica, io ho avuto la grande fortuna di trovare nella mia strada, in questo anno,
grandi medici, grandi terapisti, perché poi adesso certo, parleremo, ma ecco, per riparlare tu ho dovuto stato lavorare. Portato subito l'Umberto Primo. Sì, sì, perché è abbastanza vicino a casa mia e soprattutto è uno dei quattro posti a Roma adatti a prendere, diciamo, l'ictus, perché l'ictus ha bisogno soprattutto di un reparto particolarmente adatto. E lì, primo incontro, giovane neurochirurgo, quarantenne, a Roma in Italia diciamo giovane, ma insomma diciamo così bravo, 40 anni, che ha avuto la forza di dire, ha capito che io in realtà a parte l'ictus avevo una cosa che si chiama dissecazione della carotide, cioè mi si era aperta poco a poco la carotide, diciamo che slaminata, ma ecco, e per questo c'avevo mal di testa e quindi non bastava solo fermare l'ictus, ma bisognava operarmi. Quindi mi ha operato. È stato un momento difficile, io non ricordo bene perché... però, tu non hai perso conoscenza. No, però tutto ricordo come se fosse un film veloce, tutto veloce. Invece mia moglie, forse dall'altra parte. Oh, certo. Tanto che poi lui ha detto a mia moglie, dice, guardi, ci sono due possibilità, o non opero, però quasi sicuramente lui non parla più e magari non capisce neanche, oppure rischio, però devi sapere che c'è un rischio appunto. Però io voglio provare a rimettere suo marito com'era. E mia moglie ha detto, ma lei sta dicendo che devo scegliere io? Dice, no, ho scelto io, da medico, però glielo voglio dire. E quindi mia moglie Francesca, poverina, è rimasta un'ora e mezza a aspettare di capire se la cosa andava bene o andava male. Per fortuna invece appunto lui è stato bravissimo, il professor Peschillo. Parliamo Simone anche della buona Peschillo, sanità. Beh, per me è il mio salvatore, diciamo, lui lo sa, siamo perché... diventati amici, oh. È una persona che ho trovato nella mia strada come se fosse, io nel libro ne parlo come il salvatore, sì, come sì, il piccolo principe che mi ha portato via dalla morte. E niente, poi diciamo mi hanno messo due stent, l'operazione è andata bene, l'unico problema è che quando mi sono svegliato continuavo a non parlare, o meglio, parlavo, ma non si capiva quasi niente, insomma. E per me è stata una tragedia vera. Ah, sai, perché allora, non riuscivi a dire il nome neanche, di tua moglie, di neanche tuoi dei figli. Miei figli, niente, neanche loro. Francesca, Maria Carolina, che sta qua, peraltro. Sì, sì, bella. Lei è venuta perché mica viene per vedere me. No. Vuole fare una foto con te. Ah, certo. Quindi è venuta apposta. E allora 19 prima anni di finire la facciamo. Poi mio figlio Goffredo, sì, che ne fa 18, e poi qui Vittoria e Francesca. Ecco, i loro nomi sono rimasti per un po' di tempo, qualche mese. Nella mia testa sapevo benissimo come si dovevano dire, ma non uscivano. Dopo quanto sei riuscito? Ma guarda, io in quei giorni, la prima settimana, sono rimasto appunto in ospedale. È chiaro che il momento è stato difficile anche un po' perché per me la parola è la mia identità. Cioè io sono stato un uomo sempre di parola, non solo per il mio mestiere, ma anche proprio per quello che sono, insomma. Quindi per me era come perdere una parte del mio viso. Io ancora oggi, quando non parlo bene, mi sento come se fossi sfigurato, no? Le persone non lo sanno, ma io dentro di me vedo come se quella parte più visibile della mia vita, che era la parola, certo, era stata all'inizio, insomma, è stata molto difficile. E soprattutto questa cosa dei ragazzi, mia zia Paola... La prima parola che hai detto? Ma guarda, alcune parole sono rimaste... come se fossero al di là di quelle più organizzate, dove appunto non riuscivo a dire neanche i nomi, però per dire le cose, per dire acqua, pane, insomma, io parlavo in un modo, certo, dovevo dire una cosa a Francesca, che stava fuori da qualche giorno dopo, e non potevo dire né Francesca, non mi veniva moglie, non mi veniva comunuge, ma c'è boh. E quindi ho detto, allora, scusi, dicevo, sa quella donna che vive a casa mia? Non è, può entrare, ecco. E quindi, ora, non si capiva se era la golf o veniva una donna che... Io ti amo perché hai mantenuto anche l'ironia su questo. Cioè, ma me lo racconti con il sorriso negli occhi, non me lo racconti con disperazione. No, io ormai cioè, non...
Non ho mai avuto neanche rabbia, guarda. Ti faccio vedere in un filmato la famiglia, dai. Bene. Volevo riprendere la mia vita, volevo parlare con i miei figli e volevo parlare con mia moglie. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano. E non lo smettono mai, sempre per sempre tu, ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Che bello, è un pezzo della mia vita, tutti, con De Gregori, che io amo moltissimo, devo dire, sì, infatti è un po', anche se non l'ho scritto, la colonna sonora di questo mio libro, perché è proprio... Tu l'unica cosa che non... perché tu cantavi molto bene. L'unica cosa che nessuno lo sa, però, non lo facevo pubblicamente, tra gli amici. Certo, però insomma, ero bravo, sei uno canterino. Sì, sì, sì. L'unica cosa che ancora non... Sì. Beh, perché fatica. Sai, le parole messe uno dopo l'altra, no, e neanche, nonostante che io me le ricordo, no, però insomma ancora ci lavoro, ci sto lavorando perché io... Verrai qua, appena c'è, facciamo una cantata insieme. Sì. Basta guardare, facciamo... facciamo una cantata insieme. Assolutamente. Ma te credo. E vuoi fare? Che cosa fare? Io e te? Che De Gregori, io lo amo, è un mito. Facciamo De Gregori, che ci piace. Quello che ci piace, quello che ci piace. È vero che potrebbe essere stata una manipolazione... Purtroppo temo di sì, nel senso che i medici che mi hanno, sia quello che mi ha operato appunto di cui ho parlato prima, ma anche altri neurologi, neurochirurghi in particolare, molto importanti di questo paese, che hanno poi visto il mio caso, e dicono di sì, nel senso che io appena mi sono svegliato, infatti anche il mio medico mi disse, ma... Senta una cosa, l'operazione è andata bene, adesso c'è il problema che non parla, però secondo me in un anno più o meno... riprevente, senta una cosa, però lei stava bene, non aveva niente, non aveva la pressione alta, che sapete che è un problema serio delle persone che hanno l'ictus, non avevo il colesterolo alto, quindi dice lei non c'ha niente, senta, ma non è che per caso stava andando a fare le manipolazioni al collo per la cervicale? Sì, io l'avevo fatto 2 giorni prima, perché appunto avevo questo dolore, no? E tra i tanti modi... E da quello che poi mi hanno detto, insomma, anche lui, anche altri, insomma, ci sono i rari casi, quindi bisogna non fare una cosa sì, che... Sì, però... No, ecco, c'è un rischio, piccolo rischio, io ho avuto sfortuna, però ce ne sono altri che hanno avuto questa cosa subito dopo. È chiaro che è difficile avere una prova certa, certo. Perché dovrebbe succedere mentre uno sta facendo la seduta. Invece però nel mio caso, diciamo, è proprio... 2 giorni successo, dopo. Esatto, proprio vicino, capito? E quindi diciamo io che cosa vorrei il libro non è un libro di denuncia. Dimmi perché questo libro, perché? Beh, perché mi serviva a me, prima di tutto, come terapia, non riuscivo neanche a scrivere, era il mio grande sogno scrivere, io non ho mai fatto lo scrittore, ma era il vero sogno. Non avevi tempo? No, non lo so, ho iniziato a parlare più che diventare uno che scriveva. E non scrivevo bene, non riuscivo neanche a scrivere, quindi ho detto ce la devo fare, quindi mi sono messo... ma come un pazzo, perché all'inizio le parole non uscivano, non ho voluto neanche usare il correttore, dovevano essere come volevo io, e quindi era una cosa che serviva a me. Però io l'ho voluto fare anche per le altre persone che ho conosciuto e che non hanno conosciuto, ma so cosa succede, sia per avere un ictus, che è una malattia di cui si parla troppo poco, eppure è la seconda causa di morte in Italia e la più importante di disabilità. Bisogna parlarne perché noi che lo abbiamo avuto, ognuno con danni diversi, io sono fortunato, per questo posso anche farlo, gli altri no.
e altri non parlano, altri camminavano male, hanno una mano così e ne hanno paura di farla vedere. C'è una ragazza che ho conosciuto in Rai l'altro giorno, bella come il sole, 22 anni, ha avuto un ictus a 18 anni. Mentre parlavamo vedevo che aveva solo la paura che qualcuno vedesse la sua mano. Io gli ho detto, qual è il problema? Ma sai, vedi la mamma? No, io vedo che sei molto carina. Dico, perché adesso stai parlando solo di sta mano? È chiaro, è un problema, ma non è il problema. Allora, perché a me, io penso che sia importante dire a tutti, ragazzi, abbiamo avuto un problema. Probabilmente non torniamo esattamente come eravamo. Magari appunto la nostra vita è un prima e un dopo, però siamo gli uomini e donne come prima, con la stessa anima, e chi se ne frega se qualcuno guarderà che abbiamo la bocca storta, ma chi se ne frega, perché siamo uomini come gli altri e quindi ne dobbiamo parlare senza stare come se fosse colpa nostra. Non è colpa nostra. E io non posso non mandare un grande abbraccio, un grande bacio. Mi manchi tanto. Ti voglio bene, Lamberto Sposini. Ciao Lambi. Allora, ti voglio far vedere un pezzettino di intervista. Cominciamo bene. Tanti anni fa, allora. Senti cosa dici di tua moglie e dei tuoi figli in questa intervista. E poi chiamiamo tua figlia e facciamo un selfie tutti insieme. Noi abbiamo Maria Carolina, che è la grande, ha 5 anni. Quindi immaginate che Goffredo ne ha quasi 4 e l'altra, Vittoria, ne ha 1,5. Quindi insomma è un trittico molto impegnativo. Io ho una fortuna che in realtà appunto Francesca riesce a conciliare in modo fantastico il lavoro con la famiglia, è una super mamma, quindi i miei compiti sono estremamente meno gravosi grazie a lei. Svelaci un pianello segreto che nessuno conosce se non a casa. Gliela canti la Ninna Nanna prima di dormire? L'ho cantata sempre, a tutti e tre. Però ho sempre cantato, diciamo, non le Ninne Nanne tradizionali. Pensa che sia la grande che il secondo sanno a memoria generale di Francesco De Gregori, che non è proprio una canzone, che non è proprio una canzone, però diciamo, io ho cantato le canzoni della mia gioventù, della mia adolescenza, quindi ho cantato De Gregori, ho cantato Venditti, ho cantato Vecchioni, spero che questo magari in futuro gli darà una maggiore cultura musicale. Con Papperi ci sta trucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, non ancora tornati. Dedicata a papà. Lei è timida, eh? È timida. Quando vuole, quando vuole. Ma tu probabilmente ami anche la musica, no? Dimmelo tu, perché in famiglia c'hai lo zio che è uno dei numeri uno. Appunto, io ho un videomessaggio per te. Ah sì? Fatto da zio. È arrivato lo zio? Da zio. Vediamo. Andrea, il tuo libro è bellissimo, toccante, emozionante, drammatico, ma anche pieno di ottimismo. Ed è istruttivo, bravo. Tu sai quanto sono stato in ansia nei tuoi momenti difficili, quindi puoi capire come sono felice in questo momento che so che sei guarito. Devo dirti una cosa, sei diventato ancora più simpatico e mi fai morire da ridere quando cerchi di arrampicarti sulle parole. Comunque ricordati che per te zio Edo ci sarà sempre. Vabbè, ti do un grosso abbraccio e mi raccomando da parte mia un bacio a Mara. Ci vediamo domani sera. Edoardo, grazie, è stato Edoardo. Molto vicino. Un bacio a te, Edoardo, grazie. È stato molto vicino in questo anno con me. Purtroppo in questo anno ho perso anche papà, che era suo fratello, e quindi è stato un anno particolarmente difficile.
però zio Edoardo, poi io lo chiamo Edoardo, è stato ancora più vicino di tutta la nostra vita, diciamo, ecco. Io poi sono stati loro importanti. Adesso facciamo loro, la famiglia. Sai che io ho fatto un errore all'inizio, non volevo parlare con loro. Quando mi sono svegliato che avevo quel problema, avevo paura che loro vedessero un papà debole, no? E quindi per 2 settimane non li ho visti e non ho parlato con loro. Ho fatto un errore enorme. Dopo Hai recuperato. Sì, perché era il giorno tanto, poi c'è stato il compleanno di mio figlio, siamo andati una volta a mangiare fuori, mi hanno dato un permesso e ho capito che loro avevano avuto molto più paura non vedendomi. Quando mi hanno visto, sì, va bene, il papà parlava male, però hanno capito che il papà stava bene. E quindi sì, è stata così. Sì. Che dai, non è... Che papà è? Allora, ci facciamo lo metti vicino, inizia anche a capire, lo metti. Ma dai, facciamo sto set. Dai. Allora, io sono felice che tu sia qua. Grazie. M'hai chiamato 3 mesi fa. Sì. Lo voglio presentare. Sono felice di vederti, che stai bene, abbracciami. Famos una cantata presto. E dai. E vamo riammazzati tutti quelli che ci vogliono male. Vai. Facciamo un bel selfie e chiudiamo così sta puntata di domenica. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con...